carnevale non potevi mai d'accordo con San Pietro. Un giorno stava tanto indossicato a carnevale, era un uomo suo e stavano tutto quanto morti di fame. Dice, come ma fa, come non ha ma fa, l'unica soluzione me n'ha già in paravisa. Come? Te ne vai in paravisa, salutai San Pietro. Con tutti i peccati che tieni tu, ma vuoi in paravisa. E come ci viene? Carnevale dice, senta, tu dimmi tutti i sacrifici che hai già fatto, e io faccio. E allora, rispondette San Pietro, per venire in paravisa, io ti porto per un camminamento insieme a me. Ma per tutto quello che bire e tutto quello che sente, ti sta sempre zitta. Non ne ha mai parlato, perché se parla, vai all'inferno. Oi pie, ricette Carnevale, stavolta tengo proprio pensiero in paravisa. Oggi un uomo mio non si mangia, almeno in paravisa ma posso fare una mangiata con Maria. E allora rimane a mattina e amma fa una camminata, fa San Pietro. Tieni a mente però, tutto quello che bire e quello che sente non ne arriscerà mai niente. Può fare solo tre errori, ma roppi i primi tre errori che fai, vai all'inferno. E Carnevale, non ti preoccupai, a Muncenna, io sono pronto. A mattina roppa, si partono Carnevale e San Pietro e vanno in Canuciardina. Vanno in Canuciardina e c'è Steve Nomma che piantava a Manesta. Mo, sto strunzo che piantava a Manesta, faceva un portuso in da terra, ma invece di mettere a Manesta che rara qua sotto, metteva che rara qua coppa. Carnevale non si firava e non parlava, e se sta zitto, avesse voluto dire a chi la vota, ma non poteva parlare, e allora faceva segni con la mano. E chi manca pa' capo? Isso ricingava isso. Fa quello che vuoi tu e se non stai vieni. Ma mentre San Pietro e Vannanzi non ce la facette più e si tornai a rete, ricette strunze, a maneste, fa pianta buona e la metterà così. Salutai San Pietro. È un carnevale, una di due possibilità tiene, si sbaglia non ci viene più un paravisa. Mentre continuano a camminare, arrivai innanzi alla chiesa. Passava una processione e sta processione aveva traso la rinda a chiesa. Ma stava quello che portava lo stornardo a mano, sarebbe la croce che ha bandiera sotto, ma lo stornardo era 4 metri e la porta 3 metri. Chi sta traseva una volta, poi lo stornardo stava in fronte alla chiesa e si tornava a rete, tentava una volta, tuzzava in fronte alla chiesa e si tornava a rete. Carnevale è solo dice a cala contro lo stornardo e poi la drizza quando si trasuta rinta e chi manca pa' capo. Diceva Pietro, Carnevale è meglio che chiama quella da parte. Oi Pie, voglio vedere, posso vedere o non si può manca vedere, tu hai detto che non ha già parlato, però posso vedere. San Pietro fa, vabbè, fa come vuoi tu, tieni a mente però, che a due volte tieni, solo nati due volte. Non ti preoccupare, oi Pie. Si mettette a guardare. E che stai oggi, e che stai rimasto, e chi stava sempre a chi lo stesso posto e cercava di passare. Stava sempre là, a tre giorni, e non riusciva a trasere chi lo stornardo da rinda. Allora si sfasteriai a Carnevale. Ricette, oi Pie, chi non trasa manca per nati 15 ore, fammo piacere, mo trasia. Pigliai a patire, a calai, e poi l'alzai quando trasette in da chiesa. E visto come è trasuto? Ricette, oi Pie, ma visto so scemo, sta gente stanno pure in paravisa. Dichiarai San Pietro, Carnevale, tu vai all'inferno quasi sicuro perché ti è rimasta una sola volta. Mo è quasi impossibile che tu riesci. Nata prova tiene, la settimana che trasa, andiamo a fare l'ultima prova. Vabbò, ricette Carnevale, mamma taglia la lingua, non parla mai più. Venuto un momento, vanno là. Là sapeva mangiare. O mangiare era pronto a tavola. Si mangiava la prima piatta.
Però a tavola uno teneva un piatto chino e un altro piatto vacante, uno piatto chino e un altro piatto vacante, uno piatto chino e un altro piatto vacante. Annanzi a carnevale capitai un piatto vacante. Carnevale pigliava la forchetta, arravugliava e mangiava, ma non c'era niente in due piatti, che aveva arravugliato. E così si era mangiato prima. Roppe chiesto, a chi prima era capitato piatto chino, mo capitavo vacante, e a chi era capitato vacante, mo capitavo chino. A carnevale capitai un piatto chino, che era una zuppiera e puparuola. Va, prova! Mamma mia, che sto non si può mangiare, e chi si può mangiare tutto sto forte? Però, se mangiai tutta la zuppiera, c'ha la lingua alla forte. Pensava, io voglio in paradiso, e che non ci sta niente da fare, perché in paradiso ha già fatto quello che dice nell'ora. Mo, santo Pietro, si metteva a arrostare la carne. E allora che faceva? Metteva la carne un coppo a fuoco, e la carne si abbruciava. Poi pigliava che l'altra carne arrostuta, ma tutta bruciata, carburizzata, e arrivava una. Poi pigliava una fella di carne cruda e arrivava un'altra. Insomma, arriva una fella di carne bruciata a una e una fella di carne cruda a un'altra. A una carne bruciata e a un'altra carne cruda. Allora ricetta carnevale. Con papier, pazzo venire vicino a te. Sì, sì. Puoi venire, fatti vicino. San Pietro piglia una fella di carne e dice: Carnevà, che stia fella tua, avi! Mo a carnevale la carne non le piaceva né troppa cotta né cruda, le piaceva cotta giusto a giusto. Pietro piglia la fella di carne e ha mettuto un coppo a fuoco. E se era già cotta buona sotto, carnevale faceva segna. E chi la faceva bruciare a forza? Faceva segno con la mano e San Pietro faceva farnì e bruciò. Carnevale ricetta. Oi, ma perché imparavi se canciavo? Rispondette Pietro, statta zitta, vidi non sbaglia carnevale. Ricetta disse, no, io voglio all'inferno, però avevo questa fella di carne perché a me ha bruciato e non mi piace. E carnevale dietta all'inferno.